Buonasera, siamo con Carlo Danieli, presidente dell'Eurosport Club. Buonasera Carlo. Buonasera a tutti. Buonasera, allora noi siamo qui per il World Skate Tourney che oggi si conclude, questa manifestazione è durata circa un mese. Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, questa è una manifestazione già che svolgiamo da 6 anni. Diciamo che quest'anno è stato l'anno un po' più difficile perché è l'anno della ripartenza e tutto quanto si è svolto, preparazioni e attività nel mese di settembre. Però diciamo che tutto sommato è venuto molto bene perché sono state tante le iniziative, abbiamo iniziato con un convegno sul benessere della persona, quindi sport legato al benessere, poi abbiamo continuato con una gara di pattinaggio con trofeo nazionale per i più piccolini, che è durato 2 giorni, sabato e domenica, e così abbiamo anche recuperato quello che era la pista di pattinaggio che da più di 2 o 3 anni era stata lasciata in abbandono. E abbiamo fatto sia la gara su pista che su strada. La strada l'abbiamo fatta in quel bellissimo anello che abbiamo a disposizione il Renato Perona, che già ha visto tantissime gare di pattinaggio. E poi abbiamo continuato con un'altra manifestazione, non di pattinaggio, perché quando facciamo questo inseriamo anche delle manifestazioni che non sono di diversi sport, insomma, e abbiamo fatto la grande box al centro commerciale del Polo, la piazzetta quella che sta nel centro commerciale, dove un interregionale dove una serie di società sportive del centro Italia si sono confrontate in questa location. E nell'occasione abbiamo anche, cioè più che io l'ho fatto, gli Azzurri d'Italia, che collaborano con me, hanno intitolato quella piazzetta a Volfango Mondanari. Volfango Mondanari è un professore di educazione fisica, creatore anche del CEFAS a Terni, che è stato un olimpionico negli anni 50-60 nell'atletica leggera. E poi ha continuato con altre piccole manifestazioni locali, tra cui una di pattinaggio artistico, e poi si è conclusa. Sabato e domenica, le manifestazioni sono concluse sabato e domenica scorsa con un trofeo internazionale che ha visto anche la partecipazione di due importanti nazionali, la nazionale italiana e la nazionale olandese, che hanno scelto Terni e l'anello statale per allenarsi prima dei mondiali che ci saranno in Colombia tra fine di ottobre e primi di novembre. Qui dove siamo invece abbiamo fatto, allestito una pista per i bambini del quartiere e non solo, dove abbiamo fatto provare il pattinaggio per tutto l'intero mese. Benissimo, e qual è stato il feedback? Come ha risposto la popolazione a questa manifestazione così lunga? Benissimo. Abbiamo fatto per allora, le manifestazioni la maggior parte erano chiuse al pubblico, visto il discorso del Covid, quindi le manifestazioni alcune sono state chiuse al pubblico. La manifestazione aperta al pubblico, che era quella del Polo, ha fatto il pienone. È piaciuta tantissimo ed è stata una bellissima manifestazione. Quella invece per i più giovani di pattinaggio, sono venute parecchie società sportive del centro Italia e qualcuna anche dal nord. L'International Cup, che è stata l'ultima, quella ci ha avuto un grande successo perché abbiamo avuto nel mondo del pattinaggio i nomi più titolati, che sono pluricampioni del mondo, insomma, che sono venuti e che si sono confrontati tra di loro in preparazione dei prossimi mondiali. Per quanto riguarda invece l'attività più locale e quindi più cittadina, qui ci ha avuto un successo perché sono venuti parecchi bambini a provare e a pattinare. E poi le altre due piccole manifestazioni che abbiamo fatto per il pattinaggio artistico e il pattinaggio a rotelle, corsa a velocità, o diciamo per le prime armi, anche lì tanti bambini, tanta frequenza. Si pensa già ad una nuova edizione per l'anno prossimo? Ma noi pensiamo che oramai questa diventerà una, fino a che possiamo, insomma, la facciamo come manifestazione. La federazione ci ha dato il suo appoggio, quindi ci darà sempre qualche bella attività da fare, qualche trofeo internazionale, nazionale, cose di questo genere. C'è qualche desiderio particolare che le piacerebbe
esaudire per una prossima edizione? La prossima edizione stiamo lavorando perché vorremmo portare a Terni i campionati italiani che non si sono svolti l'altro anno per il discorso del Covid. Si sono svolti quelli giovanili, ma non si sono svolti quelli assoluti, perché c'è stato un problema con il Covid e quindi quelli sono stati sospesi. Li vorremmo portare a casa quest'anno, visto anche che è il centenario della federazione, quindi c'è in piedi una certa situazione, perché vorrebbero fare nello stesso tempo più manifestazioni nel centro Italia e noi vorremmo poter organizzare il campionato strada. Benissimo, Carlo, io ti ringrazio per questa chiacchierata e ti faccio un grande in bocca al lupo per queste manifestazioni e quelle future. Grazie a voi. Grazie.